Calenda, tragedia in commenda al civico 45 di via Gramsci, dove Tino Bellinello, 87 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie, Renata Berto, 79 anni, per poi rivolgere l'arma contro se stesso. Lei è morta sul colpo, lui, trasportato in condizioni critiche in ospedale, è morto intorno alle 16. Si pensa a una tragedia legata alla depressione, trovata una lettera con i loro due nomi che annuncerebbe l'intenzione di farla finita. Contro la violenza, polizia in prima linea per difendere le donne vittime di violenza e spiegare loro quando certi comportamenti non sono amore, ma costituiscono reati veri e propri. Questa mattina in piazza Vittorio Emanuele a Rovigo è arrivato il camper della polizia per incontrare i cittadini, fare informazione e raccogliere segnalazioni. Campi contaminati e allarme, 4 campioni, 3 dei quali con valori di idrocarburi pesanti e policlorobifenili superiori ai limiti. È l'esito delle analisi di USE e ARPAV su alcuni dei terreni che sarebbero stati oggetto degli espandimenti di fanghi, considerati rifiuti speciali trattati in maniera non corretta nello stabilimento Coimpo Agri Biofert di Caemo. Ladri nelle villette, i residenti se ne sono andati per appena un'ora al massimo, tra le 17 e le 18 di ieri, ma è stato abbastanza per i malviventi per colpire alcune villette a Schiera a Castelmassa. Sono entrati dalle finestre e hanno provocato danni cercando gioielli e soldi, indagano i carabinieri. Segre, cittadina onoraria. Liliana Segre, sopravvissuta all'Olocausto, senatrice a vita e istitutrice della Commissione per valutare la recrudescenza del razzismo, è cittadina onoraria di Adria. Lo ha deciso il Consiglio Comunale con una unica astensione e alcune assenze. Arduino Nali, pure ex deportato, insignito del riconoscimento Adria Riconoscente. Il Tribunale deve stare in centro. Un convegno ieri sera organizzato da Forza Italia per lanciare un appello forte e convinto assieme ai commercianti e agli avvocati. La sede del Tribunale deve restare in centro città. Un bosco in questura. Il piazzale di fronte alla questura ora spoglio rinascerà. L'amministrazione comunale, infatti, ha pronto un progetto per piantare moltissimi alberi nell'area così da realizzare un parco per la commenda. È emerso nell'incontro coi residenti del quartiere. In laguna è emergenza vera per la moria di vongole nella laguna di Marinetta tra Portoviro e Rosolina. La preoccupazione dell'assessore alla pesca di Portoviro, Valeria Mantovan. Per le lagune e per il mondo della pesca servono interventi strutturali. Il paradiso dei turisti, un vero e proprio paradiso naturale che deve essere valorizzato nel pieno rispetto della tutela della sua meraviglia e della valorizzazione del turismo slow. Primo incontro organizzato dal presidente dell'ente Parco Regionale Veneto Delta del Po Moreno Gasparini per parlare di marketing e promozione.